fatto più importante dell'apprendere il tango è l'idea di creare una connessione con l'altro proprio all'interno di una società che vive di filtri mediatici. Quindi se consideriamo che oggigiorno la comunicazione viene costantemente mediata da elementi altri, che possono essere i social media o altre strutture, si è finito per perdere quello che è il contatto diretto con l'altro. In tal senso credo che il tango, insieme alle altre discipline, ad altre discipline artistiche e fisiche, si possa configurare come uno strumento essenziale per riscoprire questo contatto perduto, questo antico contatto perduto. E in realtà è interessante che, come il tango stia avendo un successo globale, e credo che si debba inserire proprio all'interno di questa ricerca di un rinnovato contatto e di una rinnovata conoscenza di chi è diverso da sé, ma nel contempo è simile a sé, semplicemente dell'altro con la maiuscola. Innanzitutto il tango mi ha aiutato a modificare la percezione del mio corpo, perché avendo una provenienza ballettistica, mi avevano sempre insegnato che per danzare bisognava essere estremamente esili, estremamente snelle, fin quasi addirittura rasente all'anoressia. Per quanto mi riguarda, il tango mi ha insegnato che la femminilità può essere anche altro. La femminilità in danza può essere espressa anche in maniera diversa dallo stereotipo ballettistico vero e proprio. Quindi per me ha avuto il valore estremo dell'accettazione del mio corpo come danzatrice e come donna poi. Sicuramente la cosa che mi colpisce di più è l'idea di due anime diverse, magari contemporaneamente uguali, che si incontrano in quello che è la potenza universale dell'abbraccio, perché alla fine il tango dovrebbe essere questo, cioè un modo per comunicare tra persone apparentemente differenti, ma che fondamentalmente posseggono un sostrato comune.